sede un futuro non si vede, senza una sede un futuro non si vede, senza una sede un futuro non si vedrà più. L'azienda ci dice di trovare degli accordi con la regione, ma ancora oggi non c'è nulla. Ma il problema più grosso per noi, come tutta Italia, è la delocalizzazione. Purtroppo tutte le chiamate vengono smistate all'estero a costo molto basso e le aziende, gli imprenditori stanno fallendo per questo problema. Quindi chiediamo aiuto a tutta l'Italia e al governo di prendere un provvedimento. Di accordo va un contratto di affitto scaduto, Marcellini sta cadendo a pezzi proprio l'edificio e abbiamo la necessità da anni di avere una nuova sede unica che è stata identificata in un palazzo di via Colamalfa che sta in capo ormai al comune. Quindi noi stiamo cercando di fare pressioni sulle istituzioni e sulla nostra azienda perché investano entrambe i due soggetti per il nostro futuro, perché rischiamo il posto di lavoro. Paradosso tutto siciliano, il lavoro c'è ma manca la sede, bene che a quanto pare in un primo momento è stato assegnato ai vigili urbani, dopo questa diatriba tra comune e regione non si sa quale l'ente in questione a prendersi la responsabilità e noi lavoratori a rimettersi, a non avere chiaramente una serenità nell'affrontare la nostra quotidianità lavorativa, motivo per cui in massa siamo riuniti qua a chiedere che ci venga consegnata una sede in modo tale da poter garantire un futuro a noi ragazzi e comunque a tanti padri di famiglia che hanno delle famiglie da portare avanti. Vogliamo che si scoprano le carte e non si giochi più con il futuro dei nostri lavoratori e dei nostri colleghi. Abbiamo un problema, un'emergenza sulla sede unica. Almaviva ha deciso di fare dei tagli sui costi del lavoro e vuole accorpare tutti in un'unica sede. Ti spiego, questi sono i protagonisti di questa diatriba sulla sede. Sono il presidente Almaviva, l'amministratore delegato, poi abbiamo Crocetta e il sindaco Orlando. Cioè, il problema è quello della sede. E questi sono i personaggi che si stanno in questo momento giocando questa partita. Speriamo che le cose si sistemino e che Almaviva e la Regione possano trovare un accordo finalmente per mantenere il lavoro di tutti noi che in questo momento è a rischio. Della regione oggi neanche c'è, perché quello che stiamo facendo noi oggi di andare a chiedere soldi alla regione lo sta facendo il presidente della regione Crocetta, con cui ieri sera abbiamo avuto un incontro, che è scappato a Roma da Letta perché hanno 30.000 stipendi da pagare ai dipendenti regionali che sono in ritardo da 10 giorni e questo ci sconforta molto, perché se non hanno i soldi per pagare la pubblica amministrazione noi non sappiamo dove andremo a pescare. Abbiamo un'azienda che investe in Brasile e fa 18 milioni di euro di fatturato, 7 sedi, 18.000 dipendenti in 3 anni, e chiediamo che adesso investa, anche se in Italia perde qualcosa, in Italia, perché quello che è stato fatto all'estero in questi anni è stato fatto col sangue e il lavoro dei lavoratori italiani. Senza una sede.